con Restate con noi, IOSA di Napoli Servizi del Comune di Napoli, ma anche i docenti, le associazioni, i genitori trovano nella scuola il luogo di incontro chiave intorno ai propri bambini. In questo modo noi non soltanto vinciamo la difficoltà che le famiglie hanno in estate quando le scuole chiudono, e questo devo dire a Loriani Guarino, che è una scuola a tempo pieno, pienissimo diciamo, è molto importante, ma soprattutto diamo la misura dell'importanza dell'inclusione non solo nelle ore scolastiche. Deve essere inclusiva la città, ed è quello che accade con progetti in cui al centro ci sono tutti i bambini del quartiere e in particolar modo quelli più fragili o quelli portatori di disabilità. È una città aperta che deve saper cogliere le necessità di tutti i bambini della nostra città. Qui sono impegnati, insieme alla scuola che ha fatto un lavoro meraviglioso, gli operatori della nostra ex Napoli Sociale, oggi Napoli Servizi, che da sempre sono a sostegno dei bambini disabili nelle scuole e che d'estate sono impegnati in tante attività, a Mare Chiaro, nelle scuole, negli spazi che noi riteniamo degli spazi preziosi per poter dare delle opportunità. Questa è la seconda volta che con gli operatori di Napoli Servizi riusciamo a mettere in campo un'iniziativa così importante. È importante perché è una reale occasione di inclusione, perché i bambini insieme, bambini che hanno magari problemi particolari o con disabilità, e tutti gli altri bambini, perché i bambini sono bambini e basta, riusciamo a realizzare dei percorsi veramente belli, importanti e coinvolgenti. Questa è la città che noi vogliamo continuare a realizzare nel tempo.